Sì, siamo molto soddisfatti perché siamo arrivati finalmente alla conclusione di questo iter, di questa procedura che è stata impegnativa per tutti, in primis per gli uffici, perché ricordiamo sono arrivate 4.190 osservazioni, di cui 640 non ammesse alla discussione, quindi con parere tecnico contrario, quindi che non passeranno, verranno discusse in Consiglio Comunale. Però di queste 3.549 osservazioni che sono rimaste, accorpandole per contenuti identici, ne sono rimaste solamente 207. Adesso in questo mese faremo delle commissioni consigliari che analizzeranno nel dettaglio le singole osservazioni, dopodiché partirà l'iter di consiglio che noi ci auspichiamo venga chiuso nel mese di novembre, quindi in modo da arrivare poi con la pubblicazione sul BURL all'inizio dell'anno prossimo, al massimo nel mese di dicembre. È chiaro che nel momento in cui si fa un documento, che è forse il documento più importante che abbiamo, e che per qualsiasi amministrazione, ci possono essere giustamente anche dei pareri contrari. Pareri contrari hanno un senso e spesso e volentieri magari danno anche un input positivo per andare a migliorare quello che è qualsiasi contesto. Però, così come è stato fatto, tutto questo è stato molto molto discutibile. Molto discutibile perché arrivare, tra virgolette, a fare la stessa osservazione da parte di 150 persone, quindi facendo le fotocopie e facendola firmare a 150 persone, fotocopia fra fotocopia, si poteva, tra virgolette, avrebbe avuto un senso dire benissimo, 150 cittadini dicono che non concordano su questo tipo di proposta, facendo un documento. Un documento. Avremmo guadagnato un sacco di tempo. Non ci sarebbe stata ostruzione vera e propria, perché non la posso chiamare in modo diverso. Collaborazione, secondo me, è un altro discorso. Dopodiché noi siamo in due, possiamo essere contrari, magari tu mi convinci anche su una serie di operazioni, perché magari mi fai una proposta che non avevo e non avevamo pensato. Questa operazione, così come è stata congegnata, invece scientificamente devo dire, e non è una bella cosa perché ha fatto perdere un sacco di tempo agli uffici, non tanto noi della politica, perché il lavoro grosso l'hanno fatto loro, 99,5% del lavoro l'hanno fatto loro, quindi questo ha portato una serie di persone a lavorare solo e esclusivamente su quello, tirando via del tempo, tra virgolette, a altre richieste che potevano arrivare e sono sicuramente arrivate e sono arrivate nell'ambito dell'assessorato di competenza. Questo non è bello, ecco, questo non è stato bello. Io mi auguro e sono convinto anche che da parte dei consiglieri comunali ci sarà il giusto dibattito, perché è giusto che ci sia, così come l'abbiamo fatto anche in fase di adozione, per poi arrivare a un finale, perché abbiamo bisogno che venga approvato questo documento. Ripeto, non è solamente qualche nuovo insediamento, ma va a toccare lo sviluppo della città tutta. Lo sviluppo tocca tanti argomenti. In questo PGT abbiamo dentro del sociale, housing sociale, che è qualcosa di importante della città. C'è lo sviluppo per quanto riguarda il discorso dei nostri giovani, anche perché ci sono grossissimi investimenti che sono collegati al recupero delle aree dismesse. C'è tanta salute pubblica sempre collegata alle aree dismesse. E ci sono tante iniziative che possono portare allo sviluppo della nostra città. Il raddoppio della ferrovia, la nuova fermata, il collegamento in tutta la parte nord-ovest della città, sono qualcosa di veramente notevole che possa e può andare a tirare nuove risorse nel nostro contesto. C'è tutto il lavoro fatto anche insieme all'università, con lo sviluppo che sta mettendo in piedi l'università e così come altri enti. Noi crediamo fortemente in questo, vogliamo una città migliore e abbiamo presentato, proprio risparmiando anche parecchi di quelli che erano i contesti che in un primo momento erano stati inseriti, parlo del PCD precedente, che aveva già sotto l'aspetto ambientale qualcosa di importante, togliendo la possibilità in alcuni contesti, e non stiamo parlando di piccole cose, riportando ad agricolo piuttosto che verde, tante migliaia di metri quadrati. Di conseguenza su questo noi siamo convinti di aver fatto un buon lavoro, che può essere anche migliorato, può essere modificato dal Consiglio Comunale per arrivare a una definizione. Abbiamo bisogno di approvare questo documento. Questo lo dico per il bene e per il futuro della nostra città.